Da oggi Tony Servillo è un cittadino napoletano. L'attore protagonista del film premio Oscar di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco di Napoli nel corso di una cerimonia nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. Presenti autorità ed esponenti del mondo della letteratura che hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera e al profondo legame da sempre manifestato per la città. Al maestro, attore, autore e regista Tony Servillo la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, profonda gratitudine e affetto della città di Napoli. Il sindaco. Lontana dai luoghi comuni e dagli schemi della classicità partenopea, la connotazione artistica di Tony Servillo è improntata sul tessuto poetico della lingua teatrale napoletana. Ha diretto ed interpretato spettacoli di Enzo Moscato, Raffaele Viviani, Edoardo De Filippo ed è divenuto anche nel cinema simbolo della cultura partenopea nel mondo. Si tratta di un amore, io dico, da sempre corrisposto, tra Servillo verso Napoli e Napoli verso Servillo. Oggi lui è uno dei più grandi ambasciatori nel mondo della cultura, dell'arte e del teatro di Napoli, del cinema e della letteratura, quindi era doveroso che la città gli tributasse questo riconoscimento per tutto il lavoro che fa per la nostra città, per tutte le ricadute positive in termini di esempio e anche di educazione verso le nuove generazioni che la sua biografia in qualche modo racconta e raccoglie. Io mi sono formato approfittando di questa città che ha una tradizione nobilissima nelle arti sceniche e come dire, ho sempre detto che è in parte una fortuna fare questo mestiere ed essere nati a queste latitudini. Parole di stima e gratitudine nel corso della cerimonia sono state espresse dall'assessore alla cultura Nino Daniele, dallo scrittore e traduttore Giuseppe Montesano e in nome della città intera dal sindaco Luigi De Magistris. È una giornata indimenticabile, straordinaria, la cittadinanza a Tony Servillo ci dà una forza enorme ed una responsabilità in più per lui, l'ho visto molto emozionato, siamo veramente felici e la sua profondità ci dà una grandissima carica per andare avanti con la cultura, l'arte, la poesia, la letteratura e siamo orgogliosi di sentirci ancora di più napoletani oggi.